Perché sei così? Tu sei malato. Perché sei così? Perché tu sei perché non malato? Molli il colpo? È arrivato il momento di cedere il posto ai giovani. Io non voglio fare più lo zoo da tanti anni, ma non mi manda la lettera. Vai su a dire, manda la lettera alle Udinese che non voglio fare più lo zoo. Ti vuoi prego, uno, tu, no, vai, ti chiami, sono artista. Tu non sei avvocato. No, lasci stare quelli che vuoi. Ma quale minacce? Allora, aspetta, allora, perché devi sapere, lui ha un manager, se così si può. Uno che ha dato un sacco di soldi a lui. Un farabutto praticamente. No, tu sei un farabutto. Che aspetta che noi andiamo a lavorare in un posto il sabato. Così poi il lunedì chiama al locale e dice: hai fatto lo zoo, ma quelli non sanno fare un cazzo. Devi prendere Leone. No, ma Leone, tu senza lo zoo? Non mangi. Chi? Tu non mangi. Io. Lui si prende 2000 euro la settimana, giba e le dà ragione. Guarda che ti faccio le cenze alla tua padre. E parti da scala. Vuoi picchiarmi? Io sono Ligabue. Ma va, poi io sono Vasco Rossi. Chi d'amore? Ma va, cagare. E anche stavolta so che non. Dammi qua la scala. No. È una distruzione di famiglia, una romba coglione, guarda. Non mauro me, lo picchio da so. Dammi la scala. Non te la do. No, non puoi. No. No. Fermo che spacchi dentro. Spacchi a dentro, vai. Dammi la scala. Spacchi dentro. Danza. Ma anche tu. Dammi la scala, pazzo. Non ci penso neanche. Vieni con me, vieni. No, no. Apri qua. Marco! Ma c'è un altro eroe, Marco Mazzoli, Marco! Ragazzi! Sono qua sotto la radio, sono in strada. Ma che cazzo hai combinato? Abbiamo avuto una colluttazione io e il vecchio, abbiamo litigato Strano. Nei corridoi. Sì? Lui per farmi, scusate il fiatone, per farmi un dispetto mi ha tirato due scarpe dietro la schiena. Sì? E tu cosa hai fatto? Sono corso giù in strada e sto per buttarle nella fontana. Ma no, sì, 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 sì. Marco, Giba. Sono idrolepellenti. Io con te sono o nella pattumiera a cercare robe che non si trovano o in situazioni devastante, non puoi buttargli le scarpe dentro. A parte che scusa, chiamare queste robe qua scarpe è già. E poi Marco, sono due pedalò, galleggiano, è inutile. Non far parlare a Gibb che lui fa le minacce a Carmelo. Non sta parlando male di te, Leone. Grazie, Leone. Non far parlare a Gibb che fa le minacce a Carmelo. Hai visto Marco come è preoccupato, vabbè, Leone, delle sue scarpe. Marco, le scarpe, Marco. Ragazzi, attenzione, sto per lanciare la prima scarpa nella fontana. Creiamo un clima d'attesa. 3, 2. Ancora, aspetta, c'è anche la polizia che annuisce. Grazie ragazzi. Arriveranno anche i sommozzatori. Attenzione, a recuperarle. 3, 2, 1. Ole! Ti spacca la faccia e ti faccio andare col sangue come l'altra volta ad Alberto Azza, al tuo datore di lavoro. Attenzione, che ti dipende una merda. Marco! Sì! Leone sta morendo! Lanciane una sola! Dai. Vado anche con la seconda! 3, 2, 1, senti il tonfo! No! Ma no! Ti faccio andare dal tuo datore di lavoro pieno di sangue come l'altra volta, pezzo di merda, ricchione depravato e codardo! Marco, codardo che non sei! Piovono minacce, Marco. Qua, secondo fonti recentemente raccolte, vogliono farti andare dal tuo editore coperto di sangue, Marco. È inoltre che Gibb ti lecchi il culo per guadagnare su di me. Restituisco la linea, ragazzi. Collegatevi con quello che volete, sto rientrando dopo la mia grande missione. Portami le scarpe che non vieni più in onda tu. Scarpati, Leo. Restituisci anche le scarpe, Marco, possibilmente prive dei pesci rossi che alloggiavano. Fabio, Paolo, sì. Purtroppo una delle scarpe non chiamare l'aiuto di questi disonesti che ti fanno sempre da spallo, che sono i codardi come te. Vieni su. Bene, prima che Leone infarti una comunicazione importante, cerchiamo gruppo di sommozzatori muniti di tenaglie o fiocine. Sembra di vedere il Titanic che sta affondando. Ecco, se c'è qualche ascoltatore munito di panno per asciugarle, vuol venire qua a darci una mano. Dammi le scarpe! No, Leo, non ti dammi sta. Le scarpe, ti stanno malissimo. Che non posso stare senza scarpe, Leo, rilassati, perché una volta tanto sarai protagonista. Non voglio fare film. Più lo zoo, basta, me ne voglio andare dallo zoo. Dopo le colline hanno gli occhi, arriva le colline, hanno il culo!